Buonasera a tutti, grazie al dottor Ceccato, grazie a BenSply Sirona. Benvenuti a questa seconda giornata in condivisione con la BenSply Sirona. Siamo l'International Academy of Innovative Dentistry. Vi parlerà di noi il presidente eletto Christian Coraini, grande amico, stimatissimo collega che si interessa di odontoiatria microscopica, di tutte le procedure di odontoiatria restaurativa che si attuano secondo le nuove tecnologie innovative attraverso il microscopio e tecnologie CAD/CAM, e ci parlerà appunto del restauro post-endodontico dopo il primo incontro svolto brillantemente dal dottor Luigi Cecchinato sulla parte endodontica. Lascio la parola al dottor Christian Coraini. Grazie. Eccomi, buonasera a tutti, spero mi sentiate. Grazie al mio amico Giampiero Olivi, presidente di AID, per questa breve introduzione. E un sentito ringraziamento a BenSply Sirona per la graditissima e devo dire eccezionale, oltre che assistenza tecnica, per la graditissima ospitalità. È la prima volta che mi capita di parlare in questo periodo in cui abbiamo fatto tutti noi frequenti webinar per BenSply, che rappresenta un po', consentitemelo, la madre, l'azienda madre, la A maiuscolo azienda, e devo dire che veramente si contraddistingue in tutto e per tutto. Grazie alla signora Fabrizia Rotundo per la eccezionale assistenza tecnica e un particolare ringraziamento all'interno di BenSply proprio al signor Giovanni Ceccato. Dunque, io questa sera vi parlerò di restauro post-endodontico, cercherò di farlo in modo abbastanza conciso, cercando di andare direttamente ad alcuni punti per consentire a tutti voi di portare a casa alcune accortezze, alcuni consigli. Lasciatemi spendere due parole introduttive sull'Accademia che rappresento. International Academy Innovative Dentistry è un'accademia neofondata, giovane, nuova, che abbiamo fondato in 40 colleghi, rappresentando sostanzialmente l'Accademia in 13 nazioni da cui tutti noi 40 proveniamo, siamo dei dentisti distribuiti in ogni continente del globo e da un'idea del nostro presidente condivisa con me, una mezza pazzia di Giovanni, ci siamo riproposti di mettere un po' a frutto le conoscenze nazionali e internazionali che avevamo, conglomerandole all'interno di un'associazione di cui ve lo dico con il cuore in mano, sentirete sicuramente parlare perché ce la stiamo veramente mettendo tutta per cercare di dare, per offrire della formazione insieme alle aziende che ci sosterranno, nuova, con dei fini estremamente pratici e con una nostra organizzazione abbastanza diversa. Lasciatemi dire apolitica rispetto alle altre associazioni o accademie. Un modo di fare molto snello, molto easy e tutto improntato sulla praticità, oltre che sul merito. Siamo partiti da poco e abbiamo, diciamo, l'intenzione di offrirvi un programma sia su scala nazionale sia su scala internazionale che stiamo redigendo e di cui avrete notizia veramente a breve. Questi sono alcuni dei colleghi che fanno parte dei fondatori, perché siamo innovativi e trasversali, oserei dire, perché ognuno di noi, 40 fondatori, si occupa in particolare di un argomento all'interno dell'Accademia, quindi tutti voi, come me medesimo, io sono anche segretario nazionale della SIE, all'interno di una società
sentiamo parlare prevalentemente di un argomento che la società rappresenta. Ecco, noi all'interno dell'Accademia abbiamo dei key opinion leader distribuiti appunto nelle 13 nazioni che ho nominato in tutto il mondo, che si occupano in modo estremamente professionale e particolare di tutto. Dall'agnatologia fino alla diagnosi, quindi occupandosi della gestione del COMBIN fino al CAD-CAM, l'estetica facciale, tutto. Quindi trovate veramente delle espressioni professionali all'interno di un'accademia estremamente trasversali, quindi molto innovative. Io ho un percorso formativo, sono di Milano, ma alcuni di voi vedo i nomi a destra della mia barra di controllo, alcuni sono amici e mi conoscono, altri no, una breve presentazione di me stesso. Io nasco come odontotecnico e poi mi laureo in odontoiatria perché sono nato e cresciuto con la passione sfrenata per i denti e per l'odontoiatria in generale. A me l'odontoiatria piace tutta. Queste sono alcune immagini che rappresentano il mio quotidiano. Io la faccio tutta, con l'eccezione della pedo e dell'orto e dell'agnato, che delego. Il mio socio Alessandro Ranussi è il prossimo presidente dell'Accademia Italiana di Agnatologia. Quindi diciamo che sono consentito un po' malato di odontoiatria, lo sanno quelli che mi conoscono. E diciamo che il fatto di volerla fare tutta, di masticarla tutta, mi mette in condizione, mi ha messo in condizione per la formazione che ho avuto, grazie ai maestri che ho avuto, di poter dare proprio una consecutio che, se volete, è anche un po' quello che abbiamo voluto fare con questa serie di quattro webinar che sono tra loro concatenati. Gigi Cecchinato prima di me, io questa sera, e poi il professor Olivi e il professor Caritas, anzi prima Vassilio e poi Giampiero Olivi. Quindi io mi occupo un po' di tutto, faccio molta protesi, come vedete da queste immagini, molta adesiva, molta restaurativa. Il primo amore, venendo un po' dall'endodonzia, dalla conservativa, che sono il pane quotidiano del dentista, è la conservativa e l'endodonzia, che ho ancora piacere, quella difficile che non demanda ai collaboratori di studio, di fare appunto in studio. Quindi anche nel reparto che ho il piacere e l'onore di dirigere presso l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano, un reparto di CAD-CAM e multifunzionale, i ragazzi che frequentano il reparto con me fanno un po' tutto all'interno del reparto, come se fossimo uno studio grosso. E quindi hanno l'obbligo di apprendere quella consecutio procedurale che il dentista generico e che si occupa un po' di tutto deve masticare quando, anche se non fa tutto, deve delegare alcune cose. Quando finisco di lavorare in studio, ho il secondo lavoro ormai, che è quello che bisogna svolgere per le società, essendo associativo della SIE e della IAID, oltre che dell'AIG, il lavoro da fare è notevole. Poi le pubblicazioni. Queste sono alcune delle pubblicazioni recenti che riconoscerete. Ho due passioni in particolare all'interno dell'odontoiatria che hanno un grosso risvolto relativamente alla parte restorative. Una l'ha accennata anche Gigi magistralmente nel primo webinar, è quella dell'ingrandimento, e la seconda è la didattica, avendo appunto insieme ad Alessandro la condivisione di una education, e avendo anche l'altra fortuna, quella di gestire uno studio in Milano Centro che si trova proprio di fronte a una filiale di un'azienda odontoiatrica che offre la possibilità a noi dentisti di poter fare formazione. Quindi i nostri colleghi che vengono a fare formazione da noi molto spesso attraversano la strada dalla filiale e salgono in studio per mettere in pratica i concetti che condividiamo. Allora, un caso disastroso per venire alla clinica esteso, un prima e un dopo. Ogni tanto si vedono ancora questi casi di carorecidività disastrosa, e un caso meno esteso settoriale. Che cosa li distingue? Beh, sicuramente l'estensione, sicuramente il piano di trattamento, sicuramente le procedure, che però hanno un fine unico,
in odontoiatria oggi, quello di essere minimamente invasivi, un concetto che tratteremo spesso nella prossima mezz'ora. Come dicevo, pensare di parlare di restaurativa post-endodontica oggi senza mettersi in condizione o cercare di mettersi in condizione di vedere bene è impossibile, perché se vedi bene ciò che fai lo farai sicuramente meglio. Soffrirai un po' di più perché vedi tutti i particolari, cerchi di migliorarti, però alzi l'asticella e vedi meglio. Io dico sempre, se vendessi tutti i gadget che mi sono comprato nella carriera per mettermi in condizione di vedere meglio, di illuminare meglio, diventerei ricco. Ma non mi pento di quello che ho fatto perché sono un appassionato del mio lavoro, non lo cambierei con niente. E queste passioni all'interno di un'accademia come la nostra si ritrovano in molti degli aspetti e si condividono con molti colleghi, in molti degli aspetti clinici che tratteremo anche questa sera, perché pensare di parlare di appunto restorative senza illuminare molto, in modo molto efficace il canto all'interno della bocca, che è una cavità buia e cieca, o per esempio quando si fa chirurgia, è impossibile, l'odontoiatria è difficile perché lavori all'interno di una cavità buia, cieca, nella quale devi rispettare delle strutture anatomiche, quindi sia che tu faccia restaurativa, sia che tu faccia protesi, sia che tu faccia chirurgia, mucogengivale, ricostruttiva, tutto devi ingrandire il campo e vedere bene, chiaramente progressivamente formandoti, e questo è il motivo per cui esistono le società e le accademie come IAED, qui vedete che io e EGP, così chiamato per gli amici il nostro presidente, siamo all'opera per appunto formare dei colleghi che sono interessati al mondo dell'ingrandimento. All'interno di IAED la microscopia è molto molto rappresentata. Ecco, siccome si dice che un'immagine parla in modo più efficace di 1000 parole, qui vedete che abbiamo la rappresentazione legata alla presenza di una luce coassiale che sta in mezzo agli occhi, che è estremamente simile a quella che esce dallo chassis del microscopio, di quello che sto dicendo. Che cosa significa lavorare con una luce coassiale? Significa lavorare con una luce che ingrandisca forte, che sgrani poco, che non abbia effetti ombra e che, soprattutto quando lavorate in visione indiretta, colpisca lo specchio ed entri perfettamente all'interno del campo che dovete illuminare, non ci siano effetti di dispersione. Un sogno. E il nostro lavoro è fatto di strumentazione, giusto? Quindi più ti metti in condizione di poter lavorare bene, meglio è. Venendo alla restaurativa post-endodontica, potremmo impostare il discorso in senso canonico. Finisco l'endodontia e mi occupo del restauro post-endodontico. A me piaceva iniziare invece girando la faccia della medaglia. In che senso? Lo vedremo tra poco. Innanzitutto perché i denti devitalizzati molto spesso si rompono? Ma vi potrei dire si rompono anche quelli non devitalizzati per sovraccarico o per traumi, come può succedere. Figuriamoci quelli devitalizzati. Si rompono perché sono disidratati, quindi per questioni strutturali e di integrità, ma soprattutto perché se sono tali, molto spesso sono mediamente sventrati, aperti, rovinati, ma anche quando sono integri, lo vedremo tra poco, non è tanto il fatto che diventino più fragili in quanto tali, cioè trattati endodonticamente. No, perché i denti, se non sono aperti tanto, restano integri, restano estremamente resistenti. I denti diventano enormemente più fragili se alcuni strutture anatomiche che contraddistinguono la corona clinica vengono ad essere distrutte, in primis le creste marginali. Quindi il restauratore che segue il lavoro dell'endodontista, non in teoria ma in pratica, se è la stessa persona, come per magia vede il dente da un punto di vista restorative quando lo sta trattando endodonticamente. Se il restauratore non è l'endodontista, si deve possibilmente mettere in condizione di lavorare in collaborazione con un endodontista che apra poco e bene gli elementi dentali. Perché dico ciò? Perché, come vi accennavo prima, non è tanto che il dente è appunto devitalizzato e quindi diventa fragile. No, se il dente è aperto bene, secondo la letteratura che ce lo insegna, per aprire un dente, per trattarlo, devi
toccare e aprire il tetto della camera, quindi un pochino di indebolimento glielo dai, ma soprattutto diventa più fragile se nell'eseguire la cavità d'accesso, perché magari sono presenti carie o lesioni o devi smontare, fare un disassembling, vai a perdere una delle due creste marginali o tutte e due. Vedete che se il dente è aperto, ma integro, la diminuzione della resistenza è del 5%. Si dimezza e diventa ancora più fragile se la cresta o le creste marginali sono toccate. Quindi l'endodontista deve pensare in modo restorative e il restauratore deve iniziare a lavorare da endodontista pensando a quello che su quel dente ci dovrai fare dopo. E quindi ancora una volta per lavorare in questo modo dovrai vedere bene, usare degli strumenti dedicati che ti consentano di toccare poco e bene gli elementi dentali. Questo è un caso in particolare a cui sono affezionato perché è uno dei 10 casi che presentai ormai quasi 20 anni fa per entrare in SIE, tra i casi che è necessario appunto porre l'attenzione della CAS per diventare associativo. Quella lesione guarisce, il follow-up è anche abbastanza importante ormai perché non solo ho fatto bene quello che dovevo fare all'interno del dente, ma anche perché ho posto un secondo sigillo e c'è proprio una consecutio restaurativa che regge nel tempo. O come quest'altro caso, abbastanza simile, la lesione guarisce perché hai fatto bene l'endodonzia, come molti di voi sicuramente sanno fare, perché ormai il livello endodontico italiano è altissimo, ma anche perché le creste sono integre, c'è una cavità d'accesso fatta bene, le creste marginali non sono sventrate e quindi puoi fare un restauro diretto in questo caso che funziona. Vi dicevo, girando la medaglia, la faccia della medaglia dall'altra parte, quando viceversa bisogna preservarlo il sigillo coronale e non perturbarlo, quando nel caso della chirurgia, quando il sigillo è un peccato andare a discontinuarlo e devi aggredire la lesione apicale al piano di sopra, come in questo caso che segue il precedente nel quale vedete che la corona e il restauro completo va bene, le chiusure vanno bene, l'anatomia endodontica è stravolta, quindi c'è un'indicazione massima a non perturbare il sigillo coronale e andare ad aggredire, preservando il sigillo stesso, la lesione dalla parte retrograda. Quindi sono esempi di ritrattamento retrograda. A volte questo comporta il fatto di fare delle scelte, no? Scusate, di fare delle scelte se il sigillo coronale non è preservato, come in questo caso, che è un caso nel quale la paziente aveva un ascesso, la corona non chiudeva, quindi ho deciso di non fare chirurgia, ma di fare un ritrattamento ortogrado, avendo la necessità di rimuovere abbastanza velocemente quel perno chiuso. E anche lì con gli estrattori che abbiamo a disposizione oggi possiamo farlo abbastanza agevolmente. Velocemente, che cos'è quindi un perno? Un perno non ci dilunghiamo, sappiamo benissimo che cos'è, è un mezzo ritentivo endocanalare, ci sono davvero tanti tipi di perni in commercio, metallici e non metallici. Non mi dilungo perché lo sapete meglio di me, filettati, non filettati, passivi. Di forma e poggi differenti, e questo rappresenta un po' il paziente che ha subito trattamenti restaurativi di ogni genere. Vedete, perni fusi, sul 36 ha un perno con chiavistello, sul 26 ha un perno filettato, nel 44 dei perni passivi in fibra. E quindi, quali sono le funzioni del perno? Anche qui, molto velocemente, le sappiamo, inutile dilungarci. Offrire ritenzione, non tanto rinforzare, ma rappresentare un ausilio coronale attorno a cui la ricostruzione dovrà abbarbicarsi, diciamo così. E se possibile, far decrescere, se possibile, il rischio che quella radice possa spaccarsi, argomento su cui potremmo aprire un mondo di discussioni. Quindi, grosso modo, quando lo mettete, anche questo potremmo iniziare a discutere adesso e finire dopodomani. Mediamente, quando la struttura coronale è molto compromessa, se ne manca metà, sicuramente la metti, però vi posso dire, non lo dico io, ma la letteratura, che oggi si mettono molti meno perni rispetto a una volta. È
Ecco, da ex odontotecnico, quello che è fondamentale fare e avere nelle mani per stabilire quanta struttura dentale resta oppure no, è lo spessimetro, per stabilire quanta struttura cuspale ho alla base del postendo e andare quindi a stabilire se mettere un perno RO o se coprire o cercare una cuspide, per esempio. Però queste sono tutte informazioni statiche. Da protesista e anche da attivo all'interno di AIG, vi posso dire che hanno tutte queste delle connotazioni anche dinamiche, perché ricordiamocelo, la bocca funziona in 3D, come potete vedere anche dal video che sta per partire. Quindi voi dovete considerare tutte le misure alla base delle cuspidi che regolano la ritenzione endocanalare e il fatto di coprire o non coprire una cuspide, cerchiarla. Ma ricordatevi sempre di analizzare anche l'impegno funzionale che hanno gli elementi dentali, perché la bocca funziona in statica e in dinamica. E oggi molto spesso, soprattutto nei cosiddetti pazienti spaccatutto, è fondamentale fotografare il momento zero, cioè il momento iniziale nel quale sapete se avete davanti un paziente che ha dei potenziali muscolari e di carico sui denti altissimi, mediamente alti oppure normali. Perché fare un perno in fibra? Non mi dilungo, lo sapete, qualcosa lo abbiamo appena detto e ciò che non abbiamo appena detto lo vedete riassunto nella tabella che vedete in questa slide. Sicuramente i criteri decisionali sono tanti, sicuramente con un perno abbiamo consapevolezza di adesivo, non introdurre qualcosa che vada incontro a corrosione. Che ormai rappresenti un ausilio di robustezza, uno strumento poco invasivo, che resiste alla fatica ciclica, che abbia idealmente caratteristiche di microritenzione perché facciamo adesione e che possibilmente dissipi gli stress. Quindi la ragione per cui tutta la comunità scientifica negli ultimi decenni è virata verso i perni in fibra la vedete riassunta in questo. Come in mille altri lavori su cui non mi dilungo perché è chiaro che i perni in fibra che hanno caratteristiche di flessione, di resistenza alle sollecitazioni simili a quelle della dentina, offrono rispetto ai perni fusi caratteristiche più biomimetiche, più funzionali. Lo vedete rappresentato qua in modo estremamente efficace, questa è l'immagine anche che trovate nella slide introduttiva e di diciamo, divulgazione della serata, i coefficienti e in particolare il modulo di elasticità dei tessuti dentari, i materiali da restauro, sono sovrapponibili nel caso dei perni in fibra della dentina. E anche i materiali da ricostruzione, vedete la riga rossa, dovrebbero idealmente esserlo. Quindi modulo di elasticità sovrapponibile, perché altrimenti introduciamo qualcosa di più rigido che finisce per essere un elemento di disturbo. E elemento abbastanza importante, il perno ha dimostrato anche di poter rinforzare le fibre indebolite, scusate, le strutture indebolite, probabilmente anche per una migliore distribuzione dei carichi lungo l'intera interfaccia adesiva. Ricordiamoci di doverli tagliare, vedremo tra poco un contributo video abbastanza chiaro, non come dire, a taglio netto da destra a sinistra perché sennò si sfibrano e vedete la rappresentazione a forte ingrandimento di quanto siano compatte tra di loro le fibre, proprio incasellate, impacchettate le une a ridosso delle altre e quindi noi diciamo che con il restauro postendo e con un sigillo che cosa ci riproponiamo? Ma dovendo riassumere, ci riproponiamo questi tre obiettivi: prevenire la microinfiltrazione, altrimenti l'endo va a pallino, prevenire la frattura perché il dente non deve essere solo bello, ma deve anche funzionare, e possibilmente fare ciò con una velleità di rinforzo della struttura dentale sana attraverso l'adesione, l'adesiva postendodontica. Non dimenticando che in tutto questo discorso, improponibile da farsi in tre quarti d'ora, esiste anche un altro concetto molto importante, molto affine ai restauratori e ai protesisti, che è l'effetto Férula, che rappresenta un altro criterio su cui riflettere
nel momento in cui ci chiediamo se andare a mettere un perno o no, cioè quanta struttura residua attorno in modo circonferenziale al dente o non in modo circonferenziale, perché certe volte abbiamo effetti ferula positivi da una parte e non positivi da un'altra, mesialmente, distalmente, eccetera. Tant'è che io personalmente, se ho un perno fuso, faccio veramente pochissimi, quasi mai, ma se vedo un perno fuso fatto con leghe nelle quali, cioè grazie alle quali nel cilindro di fusione, ora si fonde anche poco, ormai col CAD-CAM si fanno cose magistrali, però se il tecnico è bravo e sceglie la lega giusta e mette nel cilindro di fusione solo leghe per perni mocconi fatti come Dio comanda, magari con il chiavistello, quando vediamo dei perni su denti sventrati, su cui l'adesione sappiamo che è scarsa, e ricostruito in questo modo, si capisce che il protesista, insomma, ha cognizione di causa. Tutto ciò è importante applicarlo oggi in adesiva e in restaurativa, oltre che in protesi, nei casi più piccoli, come abbiamo visto all'inizio, anche nei casi più estesi. Questo è un caso estremamente esteso in una paziente che sovraccarica tanto e a cui abbiamo incrementato la dimensione verticale e alla quale abbiamo trattato o ritrattato dei denti. Quindi il discorso post-endodontico e restaurativo è imperante in questa paziente qua, in particolare perché sovraccarica. Ma in questa paziente, come in tutti i pazienti oggi, vedete le preparazioni con i solchi guida, dobbiamo essere bravi non solo a ricostruire bene i denti, ma anche a prepararli poco e bene, possibilmente secondo uno schema prefissato, no? Quindi con cerature, spessori e calibri, diciamo, di preparazione, mascherine guida che servono per non preparare a mano libera e ancora una volta valutate attentamente l'impegno funzionale di tutti questi pazienti, spacca tutto, quindi la bocca funziona in statica ma in protrusiva e in lateralità, quindi in dinamica. Quindi l'imperativo oggi per il restauratore è preparare poco e bene, toccare poco e bene perché in protesi non esiste restituzione ad integrum e mettersi in condizione di poter rientrare. Ok. Quindi, questi benedetti perni, quando li mettiamo con cognizione, grazie anche all'inserimento di un perno, viene rinforzata almeno una radice o no? Ni. Non sempre, però sicuramente la presenza di fibre, che lo contraddistinguono, permette al perno, di, alleviare i carichi che quel dente farà, quindi di sopportare, sicuramente degli stress notevoli. Se in ottica restaurativa usiamo anche un perno capace di smorzare i carichi e anche di essere radioopaco, ancora meglio. E oggi questi perni ci sono in commercio. Ci sono dei perni, per esempio, qui ne vedrete uno in particolare, dovrebbe partire con contributo video, eccolo là, anzi due contributi video in simultanea che offrono all'endodontista la capacità di poter essere addirittura camaleontici. Vedete che quando a temperatura ambiente, diciamo all'interno del cavo orale, il perno non è toccato, ha un colore, quando andiamo a toccarlo cambia colore. Questo cambia la vita tantissimo all'endodontista, finché là sotto non trovate la gutta perca e qui praticamente è eliminato il perno e inizia il ritrattamento. Cosa estremamente importante, restare centrati all'interno di un perno durante un ritrattamento. E poi il discorso di pulire il post-space. Quando si dice, bah, perni adesivi, io ne faccio di meno perché si staccano. Beh, fammi vedere quando sei pronto a mordenzare come hai pulito la dentina. Se è specchiata la puoi mordenzare, quindi in modo abbastanza semplice. Con non un corollario da neurochirurgo, ma con pochi strumenti efficaci al passo coi tempi, è possibile oggi fare della post-endodontica estremamente efficace. Considerando che abbiamo, come vedete, tra poco a disposizione degli adesivi di ultima generazione che finalmente sembrano aver risolto sia problemi di bagnabilità, e quindi sono in grado di autodistribuirsi in modo estremamente efficace e rapido, sia per, quindi non lasciando gap sugli angoli, ad esempio di una cavità da restauro,
come vedete nelle immagini, sia i problemi di sensibilità o all'umido o al secco, no? L'eterno problema della dentina troppo essiccata o del fatto di lavorare senza la diga. Allora, senza la diga l'adesiva non si fa, consentitemi la frase senza la diga Dio ti castiga, che è un po' quello che diceva uno dei miei maestri protesici, Samuele Valerio, su tutti. Diceva che povero Samuele, i conti si fanno sotto il lampione e alla fine, e aveva assolutamente ragione. Qui vedete riassunti questo contributo video un po' tutti i concetti che stiamo accennando in questa carrellata abbastanza rapida, in questa chiacchierata questa sera. Io non uso frese calibrate, uso frese di Gates per rientrare, mi aiuto con gli ultrasuoni. Quando ho preparato la parte coronale del terzo medio del canale, compatto la guttaperca con un plugherino, dopodiché sono ancora uno di quelli che ama usare la microsabbiatrice intraorale con moderazione, perché è uno strumento molto tosto, altrimenti potete usare bicarbonato o glicina. Questi che si chiamano rototrox sono degli scovolini montati su contrangolo estremamente efficaci per fare un brushing del canale usando poi gli strumenti che attivano gli irriganti e tutte cose che sappiamo bene, qua il plugger, e che contribuiscono ad avere una dentina che è estremamente pulita, con, se Dio vuole, anche uno smirgherio che ha proprio, se n'è andato e sono aperti quei tubi. Ecco, questo è un concetto abbastanza importante. Di solito viene aperto un perno, viene provato e poi si dice all'assistente se va bene o no e gli adesivamo. Se non va bene viene rimesso nella scatola, quindi il paziente successivo si cucca nel canale un perno che è andato nel canale del paziente precedente. Non va bene. Fatevi una scatola di perni prova e usate. Dopo aver, l'avete visto, provato il perno, aver scelto il perno giusto, usate il perno nuovo per quel canale. Questo è l'adesivo di cui stavo parlando prima, che è un adesivo di ultima generazione, attivato, quindi reso autofoto per motivi post-endodontici, viene fotopolimerizzato. Viene distribuito, soffiato e fotopolimerizzato anche sopra il perno. Qui vedete rappresentata nel video una cosa che non faccio ormai quasi più, cioè passare dell'alcol o silanizzare il perno, che sembra un po' il sesso degli angeli. I perni escono già pronti per essere utilizzati, quindi se non li toccate o se li gestite bene non occorre fare tante cose. Addirittura i perni di adesso, tipo questi, sono trattati con caratteristiche, diciamo, a livello produttivo e hanno caratteristiche di micro ruvidità superficiale che rende pronti ad essere utilizzati dal punto di vista micromeccanico per la gestione. Poi le trasformazioni delle cavità aperte in cavità chiuse per diminuire il fattore C, meglio renderlo più favorevole, quindi con una matrice a 360 riproduciamo le due pareti e le due creste marginali. E andiamo a fare con materiali idonei il restauro post-endodontico, simulando la durezza della dentina e venendo in su con la parte finale del build-up. Dente pronto per rimanere ricostruito, per essere coperto con un restauro indiretto, parziale o totale. Qui vedete rappresentate le fasi di uno dei materiali che avete visto che ho impiegato per simulare la ricostruzione della dentina, un materiale molto innovativo, molto recente, che ci è offerto in forme nuove, in colori nuovi, con caratteristiche di resistenza all'abrasione molto molto valide, diciamo, e con capacità di resistere agli stress da polimerizzazione fino al 60% in meno rispetto ai materiali competitor. È un materiale che si chiama Smart Dentin Replacement, che vi invito assolutamente a usare nella quotidianità con in modo molto smart, in modo molto easy. Vedete, in questo caso ho finito la parte endodontica e mi sto occupando dell'adesiva
post-endodontica con un restauro indiretto, ma se facessi un restauro diretto lo utilizzerei come fondino allo stesso modo, un materiale molto molto interessante. Qui vedete alcune delle cose che vi ho enunciato in modo molto rapido prima, cioè ho quasi sempre un po' da ex odontotecnico, loro li usano per misurare gli spessori dei metalli, i calibri, gli spessimetri, e io faccio la stessa cosa perché così mi è stato insegnato, o con la sonda parodontale o con appunto i calibri per misurare la dimensione delle cuspidi alla base. Questa potrebbe essere un'indicazione abbastanza utile per capire se mettere un perno, non metterlo, oppure essere in situazioni dubbie, no? E ricordatevi sempre di guardare le creste marginali e di far fare al paziente non solo una chiusura, ma una protrusiva nella lateralità, sempre. Quindi ricordiamoci, come abbiamo visto nel contributo, per non indebolire i perni, di tagliarli con un disco e di esercitare delle azioni di intaglio, facendo ruotare il perno in modo che tac, lo rompete e non indebolite le fibre dello stesso. I criteri decisionali da analizzare per metterlo o no, iniziamo a parlarne adesso e finiamo lunedì prossimo. Dipende da mille motivi, da quanta struttura dentale residua c'è, da quanta ne è andata persa, da dove è indicato metterlo in funzione di quanta struttura dentale è andata persa. Questo sarebbe l'argomento di una lezione in università, una mattina agli studenti, o di una lezione all'interno di un corso di adesiva. Questo perché sempre secondo il concetto delle immagini, secondo cui le immagini parlano più di mille parole, dopo aver deciso se metterlo o no, dovete stabilire, o anche contestualmente, se quella cuspide la dovete lasciare così, la dovete coprire o la dovete coprire e cerchiare. Elementi che devono essere nelle corde del restauratore. Ecco, quando fare mediamente il restauro post-endodontico è meglio farlo più velocemente possibile per porre un secondo sigillo, come dicevo. Però ci sono delle situazioni quando, ad esempio, avete sbiancato dei denti, in cui è meglio che non facciate subito il restauro, perché altrimenti, sia che voi procediate in modo tradizionale con un bleaching tradizionale, quindi un walking bleach, come in questo caso. Il paziente ha fatto anche una mucogengivale per coprire la recessione dopo aver sbiancato il dente. Perché ha trattato il dente? Perché indossava un piercing e quindi si è necrotizzato l'unico dente della bocca integra, paziente giovane, piercing, Dio mio. E dicevo, se voi dopo aver fatto il bleaching in modo tradizionale, sia che lo facciate in modo tradizionale, sia che lo facciate secondo la tecnica che insieme al mio gruppo abbiamo pubblicato un anno e mezzo fa sul International Journal of Aesthetic Dentistry, il concetto è questo: voi lo sbiancamento all'interno del dente lo potete fare sul dente devitalizzato in modo tradizionale o rapido. Se lo fate in modo rapido, le cose non cambiano da un punto di vista restaurativo, perché sarà fondamentale attendere, dopo che avete ottenuto il risultato voluto, almeno 15-20 giorni. Scorro le immagini velocemente perché sono casi pre-protesici o restaurativi in cui abbiamo fatto il bleaching, questa è la corona finale, ma dicevo, la cosa fondamentale è di procedere con il restauro post-endodontico attendendo il tempo necessario, 15-20 giorni, affinché i radicali liberi dell'ossigeno che si sono liberati all'interno della camera pulpare grazie al bleaching si autoneutralizzino, altrimenti li imprigionate dentro e inesorabilmente andrete ad avere con molta probabilità problemi di riassorbimenti. Se volete mettere in questo periodo di attesa tra la fine del bleaching e il restauro definitivo dell'idrossido di calcio, meglio ancora. Venendo al tema centrale, al fulcro della serata, ripeto ancora una volta, l'obiettivo è la minima invasività. Che cosa significa? Che se voi fate guardate le ultime tre colonne a destra, un restauro parziale, che sia con copertura o con cerchiaggio della cuspide, il dente lo indebolite di circa il 30-35%,
tra il 32 e il 34%. Se fate un cerchiaggio completo, con decorticazione completa come una corona, lo indebolite quasi del 75%. Questo deve far riflettere tantissimo, perché ancora una volta, ripeto, in protesi non c'è restituzione dentro, quindi i denti li dovete toccare poco e bene. Il flowchart decisionale sul restauro diretto, indiretto, parziale o totale, lo vedete rappresentato a destra, se volete lo catturate, è un flowchart che comporterebbe anche lì mezza giornata di discussione. Quindi io mi concentrerei sui tre obiettivi che ho enunciato all'inizio, che deve avere il restauro post-endodontico, ripristinare forma, funzione estetica, e in particolare quando finite l'endodonzia o tra una seduta endodontica e l'altra seduta endodontica, ricordatevi, mettete un secondo sigillo provvisorio, quindi flow, sugli imbocchi subito, per sigillare lo spazio endodontico, perché se no la restaurativa nasce, come dire, già fallata da una contaminazione. Quindi se facciamo conservativa diretta, di problemi non ce n'è e andiamo avanti abbastanza rapidamente. Se facciamo restaurativa diretta dopo l'endodonzia, quali sono le indicazioni al restauro diretto su un dente trattato? Quelle che vedete riassunte: le piccole cavità, uno delle superfici, spessori, cuspidi e creste superiori a 3 mm, quindi integre, pazienti con impegno funzionale globale limitato, pazienti giovani che hanno problemi economici, assenza di incrinature, di crack, di parafunzioni. Come ad esempio in questo caso, il paziente è estremamente giovane, ricostruisco la parete distale e restauro il dente con appunto una procedura post-endodontica diretta. O come casi misti, tipo questo, in cui oltre a fare quello che avete visto fare sul quinto, c'è da fare un ripristino indiretto con un restauro full sul sesto, che è il dente successivo. E all'altra finale. Endoresto, quali sono le indicazioni al restauro indiretto, quindi sono più limitate e rappresentate da situazioni in cui le cavità mesi-occluso distali rappresentano cavità più grosse o elementi con quelle situazioni che abbiamo controllato essere assenti nel caso del restauro diretto, quindi quando ci sono incrinature, cuspidi o creste sottili di cui non ci fidiamo. Tutte cose abbastanza note a chi fa la restaurativa. Ancora, riassunto, portatelo via questo concetto. Dente aperto significa dente con tetto camerale non più integro, ma in quanto tale non è l'assioma dente devitalizzato uguale fragile. No, il 5% rappresenta la percentuale di incremento della fragilità. Se le creste, una cresta o tutte e due le creste vengono toccate, questa resistenza crolla. E quindi dovremo fare restauri sia davanti sia dietro, sia nei settori anteriori sia nei settori posteriori, guidati dai concetti della minima invasività, oltre che dell'adesione, sempre utilizzando, cercando di utilizzare l'ingrandimento di cui abbiamo parlato. Io faccio tantissimi intarsi, li faccio se è necessario, perché altrimenti le alternative sono il diretto o la corona. Faccio veramente parecchi di intarsi anche per la scuola restaurativa che ho avuto la fortuna di perseguire e le dimensioni delle cuspidi per stabilire se coprirle o meno che dovete portare a casa sono queste: 2,5-3 mm cuspidi di stampo misurate alla base. Se scendete sotto quelle dimensioni, avete tra le mani un dente abbastanza a rischio, come ci sono situazioni in cui dovete cercare di magari dare continuità ai due box, no? Facendo un cerchiaggio, sempre considerando che anche eventualmente delle lesioni parodontali, come in questo caso se fate bene la diagnosi, guariscono se fate bene l'endodonzia e se fate bene il restauro post-endodontico. In questo caso ho aspettato a fare il restauro post-endodontico
definitivo, ho fatto il restauro post-endodontico subito e ho atteso la guarigione, guardate con la forca come è guarita, e l'intarsio del disilicato sul dente revitalizzato sono andato a farlo quando la situazione parodontale era praticamente in ordine. E la figura finale. Allora, manca un quarto d'ora al gong, quindi mi prendo ancora 5 minuti se possibile per chiacchierare insieme a voi, andando alla parte finale della presentazione per poi dedicare 10 minuti alle eventuali domande. Le indicazioni alla corona, quindi quali sono? Sono quelle che restano in tutte le situazioni che vi sono e che sono assenti nei casi dei restauri di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi, escluso le indicazioni, escluse le indicazioni del restauro diretto o indiretto, quindi corone preesistenti, mi sembra chiaro, perdite gravi di struttura dentale estesa oltre a un terzo, direi necessità perioprotesiche sicuramente, o quando le esigenze protesiche vorrebbero, porrebbero indicazioni per il posizionamento di impianti, ma l'impianto magari in quel paziente lì è controindicato. Infatti la protesi tradizionale che è ancora assolutamente una protesi performante, cercando di toccare poco e bene e di applicare concetti di ritenzione di forma alle preparazioni che faremo. Ora, materiali, zirconia e disilicato, si parla tanto oggi di preparazioni di un tipo o dell'altro tipo, ma secondo me il concetto della preparazione a tiniera o della preparazione a linea può essere riassunto con un assioma. Il protesista oggi, moderno, bravo, preparato, deve saper fare tutte e due le cose bene e saperle applicare con le giuste indicazioni. Quindi non esiste un dogma o una filosofia, io faccio solo questo, io faccio solo quell'altro. Esistono delle indicazioni ed esistono dei protocolli che devono essere conosciuti e bisogna sapere porli in essere. Il sogno del protesista è quello, come in questo caso, di fare della protesi adesiva senza toccare i denti, però non sempre è possibile. Questo è uno degli ultimi casi che vi mostro questa sera, un restauro completo, una corona, fatta a una ragazza in una situazione post-endodontica, ma soprattutto post-ortodontica, su un centrale, una bella ragazza, a cui abbiamo sbiancato il centrale e a cui abbiamo fatto, anzi, rifatto perché era già presente una corona in disilicato cementata adesivamente in modo vero, cioè con la diga. E questa è l'immagine finale. Quindi, anche qui ci sono corone e corone: ci sono corone metalloceramiche che vanno benissimo, ci sono corone semi-adesivamente cementabili, come le corone in zirconia che vanno benissimo, ci sono le corone che è possibile cementare adesivamente in modo vero, che sono le corone in disilicato di vitro. Oggi bisogna saper fare tutte queste cose, applicando diciamo, anche la mercologia dei materiali, oltre alla nostra preparazione, a caso clinico, rapportandola al caso clinico. Ora, non voglio rubare, ci sarebbero ancora 2 minuti prima delle 7, delle 8 meno 10, non voglio rubare molto tempo alle domande perché mi è stato chiesto ed è sempre una cosa formativa. Io ho corso. Forse ho messo dentro troppi casi, troppi concetti, però mi auguro di avervi portato dei flash. Se tutti questi concetti, e concludo, li rapportate all'era moderna, che è l'era digitale, non cambia niente. Perché fortunatamente, anche se avete nelle vostre mani uno scanner, nell'altra mano non è lo scanner che prepara il dente, è la vostra mano che lo prepara. Dovete, ancora una volta, dovrete preparare poco e bene il dente, risparmiare sostanza dentale, sia nei restauri parziali post-endodontici, sia nei restauri totali post-endodontici. Chiaramente oggi l'altra ambizione grande del dentista con diciamo, la tecnologia che ci viene messa a disposizione da Dentsply come da altre aziende è quella di poter ripristinare forma e funzione adesivamente dell'elemento dentario in modo cersaio. Con la cosiddetta one day dentistry. È possibile farlo, bisogna formarsi, mettersi in condizione di imparare a farlo, ma è possibile farlo. È possibile farlo ed è possibile farlo in modo gratificante per noi e per il paziente. Ora, ripeto,
Io ho fatto una bella corsa e credo di essere rimasto nei 50 minuti portando di più dubbi che spunti. Se così ho fatto, vuol dire che il webinar ha sortito il suo effetto. Ok. Mi scuso, ci sono fuori dallo studio delle sirene, del rumore, spero che non sentiate troppo casino. Allora, vedo che ci sono alcune domande che mi vengono rivolte, interessanti, questa in particolare una molto interessante. Quali reganti utilizzi per la fase di detersione post-endo quando devi eseguire un perno in fibra? Prima dell'adesione se usi la clorexidina oppure no? Allora, l'uso della clorexidina è ormai sancito che aiuta tantissimo l'adesione. Prima di fare le procedure adesive, se tu la cavità la pulisci in modo macro meccanico e poi in modo micro meccanico e poi la detergi, la clorexidina in questo iter, cioè non è lei che fa la differenza, ma se la usi contestualizzata agli step che ho mostrato in uno dei filmati, aiuta e aiuta veramente tanto perché esercita un'azione di apertura dei tubuli e migliora in particolare l'efficacia degli adesivi nel formare lo smear layer in modo estremamente primo. Secondo, se fai seguire questa procedura dall'utilizzo, cioè se contestualizzi questa detersione con l'utilizzo di irriganti che non finiscano per ostacolare l'adesione stessa e in particolare più che la fisiologica che esercita un'azione di ripulitura superficiale, ma se usi l'EDTA in particolare e lo attivi, finisce che vai ad esercitare un'azione che potenzia l'azione della clorexidina. Quindi io nella mia pratica quotidiana uso nel restauro post-endodontico la fisiologica, l'EDTA, attivo l'EDTA con gli ultrasuoni in modo attivo o passivo e utilizzo appunto la clorexidina. Cosa che aiuta veramente tanto. Esistono delle prese calibrate per la preparazione degli intarsi. In una delle slide che ho mostrato, ne ho mostrate in particolare tre che fanno parte di un kit messoci a disposizione da una delle aziende che conosciamo tutti per utilizzare le frese. E quindi la risposta è sì. Perché non solo è importante andare a misurare la dimensione delle cuspidi per capire se coprirle o cerchiarle nel restauro post-endo, ma è anche importante capire quanto in profondità, una volta che il dente è ricostruito, quindi è stato fatto il build-up, quanto in profondità andare a utilizzare le nostre frese per dare una dimensione e delle caratteristiche di resistenza al restauro indiretto, in questo caso, ideali. Quindi esistono sì delle frese calibrate, hanno delle tacche guida che ci fanno capire se stiamo preparando per esempio a 2,5-4 mm il nostro parte centrale del nostro tox, piuttosto che l'istmo, piuttosto che la parte periferica di un cerchiaggio e quindi la risposta è assolutamente sì. Come esistono le stesse frese calibrate protesiche. Nella preparazione a finire, per esempio. Mi viene chiesto cosa ne penso sulle totali ricostruzioni del boccone usando solo il cemento per il perno. Allora, se vengono utilizzati dei materiali che creano un'unica interfaccia e che rappresentino il materiale sia per fare la cementazione del perno sia per fare la ricostruzione del boccone, benissimo, ci sono dei materiali oggi che sono in grado di farlo rilasciando anche il fluoro, avendo caratteristiche di durezza, di resistenza alla flessione, di resistenza alla compressione, modulo di flessione, tempo di lavorazione, profondità di polimerizzazione, consistenza, comodità e maneggevolezza nel quando li si. Cioè, meglio di così, questi materiali ci sono. Filmato che avete visto. È chiaro che questa sera parlo in un contesto dance fly, quindi sarebbe facile dirvi
esistono e sono questi. Ma, molti di voi che sono dei restauratori, come si dice, sgamati, hanno capito che quel materiale è uno di quelli di cui stiamo parlando. Va benissimo, è chiaro anche, quindi se dovete fare anche una corona, non traspare, una corona in ceramica integrale, non traspare, è veramente uno dei materiali più efficaci del momento per fare quello che mi è stato chiesto. Quell'adesivo utilizzo per bondare i perni in fibra di vetro, lo stesso adesivo che utilizzo per andare a fare il trattamento della dentina attupulata all'interno del canale, quindi adesivi che devono essere ideali per i trattamenti di una dentina intracamerale, lo stesso per non usare due adesivi diversi, quindi anche sul perno uso un adesivo di ultima generazione, che è lo stesso che uso anche nella restaurativa diretta, tra l'altro, come vi dicevo, active in quanto non risente né dell'umido né del secco, reso duale, quindi autofoto, attraverso l'utilizzo di un catalizzatore. Direi che questo adesivo in particolare, che ha caratteristiche di idrofobia, idrofilia, che lo rendono molto molto attivo, molto efficace, non ha ad esempio delle sostanze al suo interno che sono in grado di, come dire, sono sospettate di causare allergie da contatto. Mi riferisco all'EMA e al Tegma, che in questo adesivo non ci sono. Ha delle caratteristiche di conversione una volta polimerizzato veramente ai massimi livelli paragonato ai competitor. È estremamente sottile, è un adesivo self-etch, quindi nella post-endodontica utilizzo adesivi idealmente self-etch, ma mordenzo lo stesso, resi autofoto attraverso l'utilizzo appunto di un catalizzatore. Quindi adesivi a passo coi tempi che devono essere versatili e multifunzionali. Se devi cementare due elementi dentari contigui, su due elementi dentari contigui, una corona e una faccetta, cosa scegli di cementare prima e perché? Perché questa è una bella domanda. È una bella domanda che ha una risposta legata alle scornate che mi sono preso durante la carriera. Il restauro più, consentitemi, bastardino, è il restauro parziale indiretto, quindi la faccetta. Non solo per questioni di spessori, ma anche per questioni di conversione del colore, quindi è importante scegliere anche il cemento del colore giusto per cementarlo, e quindi per essere concreto, se devo cementare una corona e una faccetta, una di fianco all'altro, cemento sempre prima la faccetta. Rivaluto il colore per la corona dopo che ho cementato la faccetta e dopo che il dente si è reidratato e mi tengo la possibilità di poter andare in glasure definitiva con la corona dopo che il dente su cui ho fatto il restauro parziale l'ho concluso. Bella domanda questa. Consiglio delle alternative alla microsabbiatrice intraorale per pulire efficacemente il post-face. Allora, la microsabbiatrice è estremamente efficace, chiaramente deve essere utilizzata con buon senso, non dovete sparare la sabbia per 35 secondi o 40 secondi dentro il canale a 1 mm dall'imbocco del canale, perché sennò finite per danneggiare la dentina. Per rispondere alla domanda, direi che se volete essere un pochino più gentili, potete sicuramente utilizzare delle alternative valide che sono rappresentate dal bicarbonato, quindi le procedure di airflow e di air polishing con il bicarbonato vanno benissimo in restaurativa diretta e indiretta, anche nella post-endodontica, o la polvere di glicina. L'importante è andare a mordenzare quando il post-face è pulito. Sono le 8, abbiamo fatto tutto con una precisione che spero possa essere assimilata alla
alla Svizzera. Sì, siamo stati estremamente precisi. Grazie, dottor Coraini. Grazie a voi ancora una volta, sono Ceccato, veramente molto apprezzato Complimenti l'ospitalità e il modo con cui ci state è seguendo. stato un piacere. Grazie. E adesso attendiamo il prossimo webinar che sarà i primi giorni di marzo, se non mi ricordo male, col professor Keitzas. Comunque, possiamo considerare concluso questo incontro. Ringraziandovi per la vostra partecipazione, vi ricordiamo che il calendario completo degli eventi online organizzati dalla Dance by Sirona Academy è consultabile sul nostro sito aziendale. Di nuovo grazie a tutti e un augurio di buona serata a voi. Buonasera.